un volo Air Canada, via Toronto, ci porta a San Francisco. Ci dedichiamo ad una breve visita della città iniziando dal Golden Gate Bridge, ciclopico ponte che unisce due tratti della baia. Il Financial District è dominato dalla Transamerica Pyramid. Uno dei modi migliori per visitare San Francisco è utilizzare le cable cars, che insieme al Golden Gate e ad Alcatraz, rappresentano l'immagine più nota della metropoli. Questi tram sono un curioso mezzo di trasporto nato sul finire del XIX secolo per adattarsi alla peculiare conformazione del territorio cittadino. Un cavo di ferro a velocità costante posto al di sotto della strada, consente di fatti alle carrozze, mediante un sistema di aggancio-sgancio, di percorrere le salite e le discese che caratterizzano la viabilità urbana. Prendiamo un biglietto per una corsa lungo la tratta che parte dalla centrale Powell Street, e che raggiunge il capolinea di Hyde Street. Gli stretti tornanti di Lombard Street ne fanno forse la strada più fotografata al mondo. Altra attrazione della città è rappresentata dal Ferry Building, un ampio edificio storico oggi restaurato che in passato era un terminal molto importante per i trasporti marittimi. Degni di una passeggiata sono anche i sobborghi di Mission District, in cui è possibile ammirare una nutrita serie di graffiti, espressione della street art cittadina. Ritirato il fuoristrada preso a noleggio, ci dirigiamo verso la Sierra Nevada. Visiteremo lo Yosemite, il Kings Canyon e il Sequoia National Park. Lo Yosemite National Park è una delle più affascinanti oasi naturalistiche dell'Ovest americano. Meta di oltre 4 milioni di turisti ogni anno, suo fiore all'occhiello è la Yosemite Valley, che ospita le sue principali attrattive. Tra queste spiccano Valley View, che offre una veduta da cartolina della valle. Le Yosemite Falls sono cascate con uno spettacolare salto di 739 metri. La Bridalveil Fall, altra suggestiva cascata, è così denominata per via del velo che si crea a causa delle correnti ascensionali che sollevano l'acqua in caduta. Altri punti imperdibili sono El Capitan, uno dei monoliti granitici più grandi al mondo, e l'Half Dome, altra monumentale roccia monolitica a forma di mezza cupola che raggiunge quasi i 2700 metri. Al termine di una tortuosa strada, chiusa durante la stagione invernale, si trova Glacier Point, dal quale è possibile vedere da una diversa prospettiva l'intera Yosemite Valley. Sul finire del pomeriggio ci dirigiamo verso l'uscita meridionale in prossimità della quale si trova il Mariposa Grove. Un bosco dove svettano circa 500 esemplari di sequoia. Seguendo alcuni sentieri che qui si addentrano è possibile avvicinarsi. Molti tronchi vecchi di parecchi secoli, presentano i segni di antichi incendi, mentre altri alberi quali il California Tunnel Tree o il Grizzly Giant destano per le loro dimensioni lo stupore e l'ammirazione dei visitatori. Il giorno successivo raggiungiamo il Kings Canyon National Park, scavato da antichi ghiacciai. Con le sue pareti a picco è uno dei canyon più profondi del Nord America,
Posto nella Sierra Nevada meridionale, il suo paesaggio spettacolare incantò alla fine del XIX secolo il naturalista e scrittore John Muir. Le due zone principali del parco sono quella attorno al Grant Grove Village e dal Cedar Grove Village, situato a circa 60 km di distanza. Tra le escursioni principali da effettuare nella prima zona vi è quella nel General Grant Grove, uno straordinario bosco di sequoie percorso da un sentiero che lo attraversa con un tragitto ad anello. La maestosità di questi alberi è rappresentata dal General Grant Tree, una sequoia alta come un edificio di 27 piani che costituisce il secondo albero vivente più grande al mondo ed è l'albero di Natale ufficiale della nazione. Dopo un affascinante trekking lasciamo questa zona e percorriamo la Panoramic Route, una strada che scivola tortuosamente per quasi 60 km lungo le spettacolari pareti del canyon fino a raggiungere il fondo valle e la zona di Cedar Grove. Verso la parte finale del tragitto la strada costeggia l'impetuoso Roaring River e fiancheggia alcuni punti meritevoli di una sosta, tra cui le Roaring River Falls, cascate con un salto di 12 metri in cui l'acqua sollevata dal vento ascensionale crea delle nuvole di vapore. Nostra destinazione successiva, raggiungibile in poco più di un'ora e mezza di strada, è il Sequoia National Park, che con i suoi possenti alberi alti come edifici di più di 20 piani, le sue peculiarità geologiche, le sue foreste ed i suoi prati ricoperti di fiori selvatici, rappresenta un'autentica meraviglia della natura. Il General Sherman, con la sua circonferenza di 30 metri, è l'albero più grande al mondo. Qui le sequoie dai tronchi larghi come un'autostrada sono più numerose che in qualsiasi altra zona della Sierra Nevada. Pertanto rappresentano la principale attrattiva del parco. Ci attrezziamo con acqua e scorte di cibo per intraprendere il trekking di circa 10 km, che in 4 ore di cammino consente di raggiungere la Moro Rock, altra nota attrattiva del parco. Il tragitto si snoda lungo un percorso che fiancheggia maestose sequoie dai nomi emblematici, attraversando sia fitti boschi di conifere, sia verdi prati in fiore. Con un po' di fortuna è possibile ammirare la fauna selvatica ed in particolare orsi bruni e cervi. Al termine della camminata, con un ultimo sforzo, saliamo sull'imponente Moro Rock, che sebbene meno grande dell'Half Dome nello Yosemite, è altrettanto impressionante ed offre una vista a 360 gradi sul parco e sulla catena del Great Western Range che lo attraversa da nord a sud. Nostra prossima destinazione, a circa 5 ore di strada, è la Death Valley ed infine Las Vegas. Durante il tragitto non mancano gli spunti per effettuare delle brevi soste. Prima tra queste, il Tashapi Loop, un tratto della linea ferroviaria Union Pacific caratterizzato da un percorso ad anello lungo poco più di un chilometro realizzato per consentire ai convogli di superare il dislivello dell'omonimo passo. A non molta distanza può meritare effettuare una breve deviazione per dare un'occhiata al Red Rock Canyon ed in particolare alla sua zona denominata Red Cliff Area.
Sul finire della mattinata raggiungiamo il minuscolo insediamento di Panamint Springs, porta di accesso occidentale della Death Valley. Il nome stesso del parco evoca l'ambiente che qui si ritrova. Una zona caratterizzata da un paesaggio inospitale, dalla quasi assenza di vita e da un caldo infernale. A dispetto di ciò esistono dei suggestivi punti panoramici tra i più spettacolari degli Stati Uniti. Furnace Creek è il principale centro del parco. Qui è presente un piccolo emporio e un costoso distributore di carburante. Una strada conduce dopo una trentina di chilometri alla zona denominata Badwater, punto più basso della valle situato ad 86 metri sotto il livello del mare. Il paesaggio è caratterizzato da un'ampia distesa di piane saline increspate su cui è possibile camminare per qualche metro prima che il sole e la temperatura irresistibile rischino di provocare un colpo di calore. Altro punto di interesse nelle vicinanze è l'Artist Drive, uno stretto canyon le cui pareti sono colorate da innumerevoli sfumature cromatiche. Tra i luoghi più noti della valle vi è poi Zabriskie Point, con i suoi calanchi dorati e rosi a forma di onde. Dante's View è raggiungibile con una strada che si inerpica sul lato della montagna. Ci rechiamo qui all'arrivo delle prime ombre della sera per ammirare il panorama da questo punto di osservazione privilegiato. Con il buio lasciamo il parco e procediamo verso la Margosa Valley. La mattina successiva proseguiamo il viaggio e fiancheggiando la famosa Area 51 raggiungiamo Las Vegas. Nota come la città del peccato, patria per eccellenza del gioco d'azzardo e degli spettacoli pirotecnici, Las Vegas è una meta immancabile per chi visita gli Stati Uniti, sebbene difficilmente il visitatore che non sia un patito del gioco riesca a resistere qui più di un paio di giorni. La città senza dubbio offre delle attrattive eccentriche che consistono sostanzialmente nei giganteschi e stravaganti alberghi situati lungo il Las Vegas Boulevard, più comunemente noto come The Strip. Tra i più curiosi troviamo l'Excalibur, che sembra uscito da una fiaba medievale. O il Luxor, con tanto di sfinge ed obelisco. Non possono mancare le visite all'interno dei più rinomati hotel che si affacciano sulla strip. Ogni hotel ha poi al suo interno uno o più casinò costantemente frequentati ad ogni ora del giorno e della notte da incalliti giocatori di ogni età ed estrazione. Lo stupore e la meraviglia che si prova guardando gli hotel dall'architettura esotica e dall'atmosfera kitsch è senz'altro inevitabile, ma dopo la sorpresa iniziale la visita della città diviene stancante sia per il fatto che Las Vegas, con le sue esagerazioni, dà un'impressione di città innaturale, sia per il fatto che il clima è decisamente torrido. A proposito di stravaganze.
Questa era la rappresentazione della caduta di Atlantide presso il Caesar's Palace, ove tra fuoco e fiamme si rievoca questo mito e si inscena un combattimento mortale tra statue artificiali. Tra le attrazioni offerte dagli hotel più blasonati spicca lo spettacolo delle fontane del Bellagio. Migliaia di litri d'acqua vengono proiettati ad un centinaio di metri di altezza con tanto di sottofondo musicale. Senz'altro Las Vegas dà il meglio di sé di notte. Allorquando migliaia di suoni e di luci sottopongono il visitatore ad un continuo bombardamento sonoro e visivo. Per non parlare dello spettacolo presso il Treasure Island, dove viene riprodotta una eruzione vulcanica scandita da un sottofondo di tamburi e suoni della giungla. Per la nostra permanenza in città abbiamo scelto il Venezian, uno dei più eleganti alberghi di Las Vegas, con le sue riproduzioni del campanile di Piazza San Marco, del Ponte di Rialto e con un canale su cui navigano gondole e gondolieri, rappresenta un chiaro esempio di cosa gli architetti ed il mondo dell'intrattenimento sono riusciti ad inventarsi per attrarre e stupire sempre nuovi turisti. Il viaggio prosegue. Toccheremo due piccoli parchi situati vicino a Las Vegas e poi ci dirigeremo verso il Grand Canyon e l'Antelope Canyon. Il Red Rock Canyon ha come peculiarità, come suggerisce il nome, le rocce rosse tipiche di questo ambiente. Qui si trovano splendide formazioni inserite in un panorama decisamente suggestivo. Il parco è comodamente visitabile in macchina percorrendo la spettacolare strada panoramica di circa 20 km che, correndo intorno a cime bitorzolute e a pareti di roccia rossa, dà la possibilità di accedere ai migliori overlook. Non meno affascinante è la Valley of Fire, posta a circa 90 km da Las Vegas. I suoi monumenti e rilievi rocciosi dai colori incredibili tra il rosso, il grigio e il rosa, si infiammano sotto il cocente sole a picco. Anche questo parco può essere visitato restando comodamente seduti in automobile mentre si percorre la scenic route che consente di avvicinarsi ad alcuni meravigliosi monumenti naturali a volte raggiungibili con brevi sentieri a piedi. In questo arido territorio può capitare di incontrare lungo la strada qualcuno dei suoi sparuti abitanti.
tra le principali formazioni troviamo le Beehive, rocce striate con la forma che ricorda quella di giganteschi alveari. Prima di affrontare il percorso per il Grand Canyon, facciamo una breve sosta presso la Hoover Dam, posta al confine tra Nevada ed Arizona. Si tratta di una imponente diga situata nel Black Canyon, sul fiume Colorado. Dopo 3 ore di viaggio raggiungiamo il Grand Canyon, il parco che per vastità e splendore dei suoi panorami è il simbolo per eccellenza del West americano. Accediamo ad esso tramite il South Rim. A questa zona dedicheremo la prima giornata. Dal Visitor Center, uno dei punti maggiormente frequentati dai visitatori, si accede ad un percorso che conduce sull'orlo dell'abisso. Da qui osservare la profondità, i giochi di luce e l'immensità della gola tagliata dal fiume Colorado, è un'emozione decisamente forte. Il sentiero si snoda lungo l'orlo del canyon ed offre uno spettacolo mozzafiato. Nel corso della giornata ci trasferiamo in un'altra zona del South Rim denominata Hermit Road, percorribile solo dalla navetta gratuita offerta dal National Park Service. Qui è possibile raggiungere l'ultima fermata e percorrere a piedi il tragitto a ritroso per ammirare altre prospettive del canyon ed avere, in diversi punti, anche una visuale sul fiume Colorado che scorre perpetuo in fondo alla voragine. Verso il tardo pomeriggio imbocchiamo la Desert View Drive, la strada che procedendo verso est costeggia un'altra zona dello strapiombo ed offre altrettante impareggiabili viste. La mattina seguente ci attende un altro spettacolo della natura. Horseshoe Bend, una meraviglia geologica che consiste in un'ansa a forma di ferro di cavallo scavata dal fiume Colorado nelle rosse pareti di arenaria. Verso metà mattina ci dirigiamo al punto di incontro per iniziare la visita dell'Antelope Canyon, probabilmente il più fotografato canyon in arenaria dell'Arizona. L'Antelope si trova in territorio Navajo e richiede la prenotazione di una guida nativa. Il numero dei visitatori è limitato, per cui è necessario prenotare in anticipo il tour. I colori brillanti arancione, rosso e viola, le pareti intagliate dal vento e dall'acqua, i giochi di luce formati dai raggi del sole che penetrano dall'alto, rendono la visita di questo slot canyon uno spettacolo unico che si ricorda per tutta la vita. Le pareti sono così alte e strette che qui la luce entra solo dalla parte superiore. Quando il sole è a picco conferisce all'arenaria una tonalità cromatica incredibile. Terminata la visita guidata di un'ora riprendiamo la macchina ed attraversiamo il Marble Canyon, il cui tratto più spettacolare è quello nei pressi delle Vermilion Cliffs, pareti rocciose con particolari tonalità cromatiche. Dopo 80 di chilometri accediamo nuovamente al Grand Canyon, ma questa volta dal North Rim che presenta un paesaggio differente rispetto all'opposto versante in quanto le precipitazioni atmosferiche sono qui più consistenti. Imbocchiamo una strada panoramica che raggiunge alcuni spettacolari viewpoint dai nomi emblematici quali Vista Encantada e Valhalla Overlook. Raggiungiamo poi Cape Royal Point, dal cui belvedere si gode una delle più spettacolari viste del canyon. Ripercorriamo a ritroso il tragitto osservando pigre mandrie di bisonti al pascolo.
Giungeremo poi nella notte nella cittadina di Kanab che porremo come base per la visita di due parchi poco distanti. Visiteremo dapprima il Parco Zion. Successivamente il Bryce Canyon. Dedicheremo poi una giornata alla Monument Valley. Infine raggiungeremo il Mesa Verde National Park situato nel Nuovo Messico. L'attrazione sovrana di Zion sono le pareti verticali di arenaria alte più di 600 metri costellate da giardini pensili alimentati dall'acqua piovana che filtra attraverso la roccia. La strada che entra nel parco da est è di per sé uno spettacolo in quanto si incunea con tortuosi tornanti tra le imponenti pareti del canyon fornendo degli scorci mozzafiato. Le attrattive principali del parco si raggiungono tramite una strada lunga circa 10 km. Durante il periodo estivo, a causa dell'eccessivo affollamento, la strada è chiusa al traffico. Un comodo servizio di navette gratuite consente di toccare i vari punti da cui partono percorsi di trekking più o meno impegnativi. Tra le principali soste le più apprezzate sono, la Corte dei Patriarchi, ove tre torreggianti formazioni rocciose personificano i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. The Grotto, un'ampia area attrezzata per picnic in cui si trova l'attacco del sentiero per Angel's Landing. Temple of Sinavava, ultima fermata del percorso da cui parte il trail denominato Riverside Walk che correndo lungo il letto del fiume porta in circa un'ora di cammino ad una strettoia tra le pareti chiamata Tenerro che costituisce la quintessenza dello Zion. Big Bend, un'ampia curvatura ad arco delle pareti di arenaria che offre un eccezionale colpo d'occhio. Ultima sosta è Weeping Rock, la roccia che piange, così chiamata in quanto dalla volta dell'enorme cavità tagliata sul fianco della parete verticale, gocciola dell'acqua che simula il pianto della pietra. Ci spostiamo ora al Bryce Canyon. Pur essendo uno dei parchi più piccoli dello Utah e forse il più famoso grazie ai suoi paesaggi fatati. La sua caratteristica sono i famosi camini delle fate, pinnacoli di roccia tinta pastello alti decine di metri che creano un paesaggio quasi soprannaturale. Il modo migliore per visitare il Bryce è percorrere la sua strada panoramica, lunga circa 30 km, e fermarsi ai vari overlook presenti lungo il percorso. Da qui si possono ammirare queste spettacolari formazioni rocciose e il paesaggio che le circonda costituito da antichi ginepri e pinete di montagna. Tra i punti scenografici di principale interesse vi è il Bryce Amphitheater. Bryce Point offre invece una panoramica dall'alto e consente di passeggiare lungo il bordo della scarpata per ammirare più da vicino i camini fatati che sembrano delle inquietanti figure pietrificate. Gestita dagli indiani della riserva Navajo, la Monument Valley, con i suoi inconfondibili monoliti, incarna non solo lo spirito del classico Far West americano, ma identifica nell'immaginario gli stessi Stati Uniti. Oltre ai tour organizzati dalle guide Navajo, la valle è visitabile autonomamente in auto percorrendo la Valley Drive, un percorso sterrato percorribile anche con una vettura normale. Esso consente di inoltrarsi fra le bizzarre conformazioni rocciose del parco.
punto di primario interesse è The Mittens and Merrick's Butte. I tre monoliti che tutti conosciamo e che rappresentano l'autentico simbolo della Monument Valley. Elephant Butte, una enorme conformazione rocciosa così nominata per la sua somiglianza ad un pachiderma. Three Sisters, tre alti pinnacoli la cui forma ricorda tre suore in preghiera. Camel Butte, conformazione rocciosa che ricorda il profilo di un cammello. Totem Pole, un peculiare pinnacolo che si alza verso il cielo. John Ford's Point, luogo immortalato dal regista americano che qui ha ambientato i suoi film western. Attraversando la Monument Valley è impossibile non riportare alla memoria quegli scenari tipici dei più famosi film western americani. Non stupirebbe avvistare una tribù di indiani a cavallo scendere giù dalle colline alzando una nuvola di polvere rossa. Il momento più suggestivo per godere di questo panorama è senz'altro il tramonto quando i colori del cielo si scaldano ed i monoliti si tingono via via di un rosso sempre più incandescente. Calato il sole dietro l'orizzonte, con il cielo che si tinge di viola, lasciamo la valle e puntiamo verso la non distante Blanding dove passeremo la notte. Nell'area vicina si trova una Monument Valley in miniatura. La Valley of the Gods. Essa fa sempre parte della riserva Navajo, ma è visitabile gratuitamente ed in piena autonomia percorrendo una strada sterrata lunga poco meno di 30 km che si snoda nel cuore di un territorio desertico. Qui sono visibili delle formazioni rocciose molto simili a quelle presenti nella Monument Valley, seppur meno imponenti. Ad esse ci si può avvicinare in auto per goderne da vicino lo spettacolo. Le formazioni possiedono un nome che le contraddistingue e che trae origine dalle loro inusuali forme. Poco distante si trova il Bluff Fort, una sorta di museo all'aperto che comprende diverse costruzioni in legno che riproducono un villaggio così come era nell'Ottocento. Le abitazioni sono arredate con mobili e oggetti dell'epoca. Delle audioguide in diverse lingue narrano alcune peculiarità del luogo e delle persone che qui hanno abitato. Nel pomeriggio raggiungiamo infine Mesa Verde. Un parco ammantato di mistero in quanto è qui che la civiltà dei Pueblo ancestrali svanì intorno al 1300 d.C. lasciando come sua sola testimonianza le abitazioni rupestri scavate in impervie pareti. Il sito è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed ancora oggi archeologi e studiosi cercano di ricostruire la storia e le tradizioni dei popoli ancestrali che occuparono questa zona dal II al XIV secolo d.C., prima di essere allontanati dalla siccità, dalla scarsità di risorse e dalle guerre che qui imperversarono. La suggestione del luogo, colpito dagli ultimi raggi del sole, è notevole, anche perché si tratta di ambienti e costruzioni ricavate all'interno di una rientranza nella parete verticale di roccia profonda 27 metri ed alta 18. Poche ore di viaggio ci dividono da Canyonlands e da Dead Horse Point. Procederemo poi verso Arches National Park ed infine arriveremo a Salt Lake City. Canyonlands è un arido labirinto di lame, archi, pinnacoli, guglie, crateri, mesas e butte di roccia rossa. Esso colpisce per la sua desolazione. Il parco è visitabile in auto solo in due zone distinte poiché la sua parte centrale è un territorio praticamente inaccessibile. Uno tra i punti più suggestivi è il breve sentiero che conduce al Mesa Arch. Un enorme arco di pietra posto proprio sull'orlo di una parete a strapiombo che sembra incorniciare il panorama di canyons e di pinnacoli che si staglia all'orizzonte.
Terminiamo in qualche ora la visita di questa zona e sulla via del ritorno compiamo una breve deviazione per accedere ad un secondo parco altrettanto suggestivo. Il Dead Horse Point, anch'esso caratterizzato da panorami mozzafiato. Qui sono stati girati diversi film, tra cui la sequenza finale del film Thelma e Louise, con il famoso salto nel vuoto della loro vettura. La vista di un orizzonte sconfinato, di canyons di roccia rossa, di ripide pareti striate di bianco e del fiume Colorado che serpeggia nella pianura sottostante, offre uno spettacolo naturale di gran bellezza. Si narra che qui viveva allo stato brado una mandria di cavalli Mustang. Una volta sopraggiunti dei pionieri desiderosi di catturarli, gli animali avrebbero scelto, piuttosto che la prigionia, di gettarsi nel vuoto trovando così la morte, ma anche la libertà. Il colossale Wilson Arch, appena fuori dall'ingresso del parco, dà subito conto di quello che attende il visitatore. Nell'Arches National Park, colossali archi di arenaria contrappuntano vette di un rosso acceso e paesaggi desertici. La curata Panoramic Drive, lunga una sessantina di chilometri, è la strada che tocca una varietà di archi in pietra, di rocce dalle forme insolite e di paesaggi dai colori incredibili. Il visitatore è libero di camminare lungo i sentieri ed avvicinarsi a queste spettacolari formazioni. North Window e South Window sono una imperdibile coppia di archi a cui si accede tramite un facile trekking. Delicate Arch è l'arco più maestoso del parco ed è divenuto simbolo stesso dello stato dello Utah. Fiery Furnace è un susseguirsi di gole e lame in pietra che assumono vivaci colorazioni. Devil's Garden è il punto finale del percorso da cui iniziano diversi sentieri che portano ad altri archi più o meno lontani. Circa 4 ore di viaggio ed oltre 400 km ci dividono dalla prossima destinazione. Salt Lake City. Capitale dello stato dello Utah e centro universale della religione mormonica. La città può meritare una giornata di visita che consente di toccare i principali punti di interesse. Temple Square rappresenta il posto più interessante da cui cominciare. Ciò per il grande tempio mormone della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Con la sua imponente struttura gotica e le sue alte guglie rappresenta il simbolo stesso di questa religione.
All'interno della piazza interamente recintata, dei fedeli si rendono disponibili ad accompagnare i visitatori e a dare loro informazioni sul mormonismo. Nell'area vi sono diversi edifici religiosi di interesse. Non può assolutamente mancare la visita al Natural History Museum of Utah, un interessantissimo museo che comprende importanti scoperte paleontologiche fra cui i resti di dinosauri precedentemente sconosciuti rinvenuti in questa zona. Tali resti ed i manufatti della cultura nativa sono i principali motivi per visitare il museo che gode di una suggestiva posizione dominante la città. Antelope Island State Park è la prossima meta. Ci dirigeremo poi a nord verso il parco di Yellowstone. Visiteremo il vicino Grand Teton ed infine guideremo per circa 700 km fino a raggiungere le Bonneville Salt Flats. L'Antelope Island State Park è un parco ricavato su un'isola del Great Salt Lake a circa un'ora di auto dal centro cittadino. L'area colpisce per il suo paesaggio surreale fatto di praterie dorate, spiagge e distese salate che si perdono all'orizzonte. Il parco è visitabile in auto fermandosi presso i vari punti panoramici per ammirare la bellezza del paesaggio e la fauna. Non mancano sentieri per effettuare trekking più o meno lunghi. La sua fauna più osservata sono le mandrie di bisonti che pigramente pascolano alle pendici dei rilievi. Ci apprestiamo dunque a visitare lo stupefacente Yellowstone National Park. In questo territorio selvaggio, a farla da padrone sono le mandrie di bisonti, i cervi e gli alci americani, gli orsi, le foreste di conifere, i laghi e soprattutto i geyser, le fumarole, le pozze di fango ribollente e le sorgenti di acqua calda che ammantano il paesaggio con il loro acre odore di zolfo. Le strade del parco si snodano tra questi panorami e conducono ad una serie di punti imperdibili che sono il fiore all'occhiello di Yellowstone. Cominciamo il nostro tour dalla zona nord, ove si trovano le Mammoth Terrace. Delle vere e proprie terrazze di travertino piene di pozze digradanti di acqua bollente con formazioni simili a coralli che creano una variopinta tavolozza di colori. Thank you.
Più a sud il Norris Geyser Basin è l'area geotermale più calda ed attiva del parco ed è costituita da un'ampia piana bianca di depositi sulfurei che si visita camminando su passerelle situate tra fumarole, pozze di acqua azzurra ribollente e deflussi acidi colorati che tingono il terreno. Tutta la zona è comunque costellata da miriadi di geyser che sprigionano dense nuvole di vapore nell'aria. Qua e là pozze di acqua gorgogliante dimostrano quanto il sottosuolo sia attivo. Percorrendo il tragitto ad anello di circa un centinaio di chilometri che aggira il centro geografico del parco, si raggiunge dapprima lo Yellowstone Lake, che riflette nelle sue acque le montagne e le pinete circostanti, e poco oltre si imbocca una valle anch'essa caratterizzata da fumarole e pozze di fango ribollente. Questa è una delle zone più favorevoli per vedere la fauna selvatica che popola il parco. Più a sud si trova il panorama forse più emozionante di tutto Yellowstone. La Grand Prismatic Spring, un'enorme sorgente di acqua calda le cui acque di un blu intenso sono circondate da un caleidoscopio di colori dovuto alla presenza di microrganismi che cambiano colore a seconda della temperatura, creando così un arcobaleno di tonalità arancio, rosse, gialle, verdi e turchesi. We'll be right back.
Il punto di osservazione migliore si trova su una collinetta raggiungibile con un piccolo trekking. Da qui la sorgente appare come un enorme occhio blu che versa lacrime multicolori. Una quindicina di chilometri più a sud si trova l'Old Faithful, il geyser più famoso al mondo che erutta ogni 90 minuti circa. Le sue eruzioni durano dal minuto e mezzo fino ai 5 minuti, arrivando a emettere getti d'acqua bollente alti tra i 30 e i 55 metri con un volume d'acqua variabile tra i 14 e i 32.000 litri. West Yellowstone è una piccola cittadina che vive sul turismo legato all'omonimo parco da cui dista pochi chilometri. A sud di Yellowstone si estende un altro parco abbastanza simile per paesaggi, ad eccezione che per la presenza di fenomeni geotermici qui di fatto sostanzialmente inesistenti. Si tratta del Grand Teton National Park. Con il suo Jackson Lake, lago alpino per eccellenza, e con la sua successione di massicci monti che si innalzano bruscamente da una lussureggiante valle, il parco incarna il classico paesaggio del Wyoming. La strada asfaltata che percorre longitudinalmente il parco, attraversa diversi paesaggi idilliaci. Il Grand Teton è godibile soprattutto per chi si dedica al trekking. Questa regione selvaggia di grande bellezza è dominata dall'appuntito Grand Teton, leggendaria vetta dell'alpinismo americano che supera i 4.000 metri. L'affascinante Bonneville Salt Flats è una enorme pianura, ma meglio sarebbe dire un vero e proprio deserto, ricoperta da uno strato di sale che è il risultato dell'evaporazione del preistorico lago Bonneville, formatosi dopo l'ultima glaciazione. Questa è la distesa salata più vasta tra quelle presenti attorno al Great Salt Lake. Lo strato di sale raggiunge lo spessore di quasi 2 metri. Il paesaggio ricorda quello del noto Salar de Uyuni in Bolivia, ed anche qui ci si può sbizzarrire a fare fotografie con prospettive impossibili o a guidare ad occhi chiusi senza timore di incontrare ostacoli. Un lungo tragitto di quasi 1500 km ci porterà a Reno, all'Assen Volcanic Park, a Sacramento, alla Napa Valley, ed infine di nuovo a San Francisco. Il primo casinò negli USA vide la luce proprio a Reno, che, oltretutto, è internazionalmente famosa per la rapidità dei divorzi che qui vengono celebrati. Ciò in diretta contrapposizione con i rapidi matrimoni che proverbialmente si celebrano invece nella rivale e più blasonata Las Vegas, che con il suo sfarzo e la sua vita notturna surclassa decisamente la piccola Reno, riducendola al rango di modesto paesino di provincia. Reno sorge in una zona desertica e deve la sua fama alla combinazione divertimento natura che offre.
sebbene di per sé non vanti particolari attrattive se non una piacevole passeggiata lungo fiume ed alcune case storiche risalenti ai primi del Novecento, ciò che l'ha resa nota sono invece i casinò, i luoghi di intrattenimento e la vita notturna. Reno è stata soprannominata The Biggest Little City in the World, ossia la più grande piccola città del mondo, come per l'appunto recita un'insegna che sovrasta una delle principali vie del centro. La mattina successiva lasciamo Reno, e dopo un paio di ore di viaggio, rientrati nuovamente in California, puntiamo verso il Lassen Volcanic National Park. Con i suoi paesaggi ultraterreni fatti di pozzeri bollenti, di fumarole e di sfiati di zolfo, ricorda, sebbene in misura di gran lunga inferiore, l'area dello Yellowstone. Il percorso panoramico aggira su tre lati il Lassen Peak e conduce ad un'area di prati, laghetti con acque cristalline, aree di picnic e remote zone per escursioni, per giungere infine alla Devastated Area. Un settore che ancora presenta ben evidenti i segni di vecchie eruzioni. La strada di una sessantina di chilometri che lo attraversa da sud a nord, fiancheggia alcuni suggestivi punti panoramici in cui è possibile osservare da vicino i fenomeni geotermici. Un trekking di circa un'ora e mezza conduce all'area fenomenologicamente più attiva. Esaurita in una mezza giornata la visita di questo ultimo parco, puntiamo verso Sacramento, capitale dello stato della California. Sacramento può meritare una breve visita, che può concentrarsi principalmente nella zona meglio conservata della città. La Old Town, un'area che comprende 8 isolati. Questo quartiere è caratterizzato dall'architettura vittoriana risalente all'epoca dei cercatori d'oro, con edifici a più piani, entrate ad arco, balconi in ferro, e portici che creano l'atmosfera di fine Ottocento. Qui si trovano molti negozi di curiosità e diversi ristoranti. Si trovano anche edifici riservati ai vagoni e alle locomotive della ferrovia transcontinentale che fanno compiere un salto indietro nel tempo. Da segnalare ancora il Tower Bridge, un ponte viabile in ferro color giallo-oro risalente al 1935, che attraversa il fiume Sacramento e che dà accesso a West Sacramento. Il viaggio volge al termine, ed è rimasta solo una mezza giornata per effettuare una puntata nella famosa Napa Valley, la lussureggiante e verdissima Wine County che comprende i territori di Napa e Sonoma. Due valli accomunate da un minimo comun denominatore. Il vino. Uno dei luoghi più noti della valle è il Castello di Amorosa. Una location decisamente suggestiva. Questa zona è dunque indicata a chi ama i paesaggi ricchi di colline ammantate di vigneti, le eleganti tenute di campagna e, naturalmente, le degustazioni. Poco più di un'ora di macchina ci divide da San Francisco, ove arriviamo sul finire del pomeriggio, giusto in tempo per restituire l'auto presa a noleggio ed effettuare una corsa in aeroporto.
Ad attenderci c'è il volo che, via Francoforte, ci ricondurrà in Italia.